Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Mattia. Oggi andremo a preparare una lasagna di pesce. Sigla! Per questa preparazione ci serviranno delle sfoglie di pasta fresca all'uovo, della cipolla tritata e uno spicchio di aglio, del prezzemolo, del vino bianco, dell'olio extravergine di oliva e del sale. Ci servirà poi del pesce, in questo caso io ho dei gamberi, della polpa di pannocchia di mare, dei calamari, delle manzancolle, delle noci di capesante, delle seppioline e del filetto di scorfano. Ci serviranno poi per la besciamella 100 g di burro, 100 g di farina, 500 g di latte intero e 500 g di bisque di pesce. Iniziamo. La prima cosa che dovete andare a fare è la bisque. Che cos'è? È un brodo di crostacei. Iniziamo andando a soffriggere in una casseruola con dell'olio extravergine, carota, cipolla e aglio. Vado poi ad inserire le mie carcasse, le mie bucce dei crostacei. Faccio tostare e sfumo con del vino bianco. Una volta evaporato il vino bianco, andiamo a coprire con acqua fredda e abbassando il fuoco facciamo cuocere per circa 40 minuti. Quando il nostro brodo è pronto lo andiamo a filtrare ed ecco il risultato. Procediamo ora con il pesce che io ho già pulito. Quindi ho pulito le cozze, aperte una casseruola e sgusciate. Ho sbucciato i gamberi e le manzancolle, ho pulito seppie, calamari, capesante e sfilettato lo scorfano. Procediamo andando a tagliare tutto il pesce e dividendolo per fasi di cottura. Quindi per prima cosa andremo a cuocere seppie e calamari, aggiungeremo poi gamberi, capesante e scorfano. Andiamo ai fornelli. In una casseruola faccio soffriggere cipolla tritata, uno spicchio di aglio con dell'olio extravergine di oliva. Inserisco seppie e calamari e porto in cottura. Sfumo con del vino bianco e lascio evaporare. Una volta cotto seppie e calamari, aggiungo i crostacei, le noci di capesante e lo scorfano. Vado a salare, prezzemolo tritato fresco e porto a cottura coprendo con un coperchio. Ultimata la cottura aggiungo le cozze e il nostro sugo è pronto. Prepariamo ora la besciamella. Quindi in una casseruola scaldo la bisque ed il latte. Vado a salare. In un altro pentolino preparo il roux, quindi faccio sciogliere il burro, aggiungo la farina, mescolo e faccio cuocere per 30 secondi. Il nostro roux è pronto. Quando il liquido è caldo inserisco il roux all'interno e con una frusta vado a mescolare. Porto a cottura facendo bollire e continuando a mescolare. E anche la nostra besciamella al profumo di crostacei è pronta. Ho quindi mescolato la besciamella con il sugo di pesce. Procedo mettendo un po' di besciamella sotto e il primo strato di pasta fresca. Procedo alternando gli strati.
parmigiano grattugiato sopra e metto in forno a 170 gradi per circa 45 minuti. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi nei miei social network, Facebook e Instagram, e io vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao!